E anche a Nicolosi si parla di crisi da sovraindebitamento. Per aiutare e accompagnare famiglie e imprese al superamento delle difficoltà legate al sovraindebitamento nasce uno sportello territoriale. Del resto sono molte le famiglie e le aziende che dopo aver costruito un normale percorso di indebitamento, convinti di poter pagare i debiti assunti, per un evento non riconducibile alla loro volontà subiscono una contrazione del reddito e non sono più in grado di fare fronte agli impegni presi. Il debitore può presentare una proposta che preveda la ristrutturazione dei debiti con abbattimento, allungamento e modifica del tasso che renda compatibile le rate di debito accumulate con il reddito percepito o prodotto. È possibile avere un colloquio informativo del tutto gratuito nel giorno di martedì dalle 16 alle 17.